la leggenda. Li ha consegnati alla storia. Radio Crick Croc ve li racconta. Le monografie del Crick Croc Live Show. La monografia del Crick Croc Live Show oggi è dedicata a Limahl. L'uomo col ciuffo più imbarazzante della storia. Ma più che ciuffo. Dai, però, non parlare. Ma cavolo, questo che stiamo ascoltando in questo momento è proprio lui, Limahl. Questa era Never Ending Story, dal soundtrack, proprio dal film La Storia Infinita. Dalla colonna sonora della Ne sentiamo un pezzetto perché per entrare nel humus del personaggio importante. Bella? Nel humus. Mi fa un po' schifo. Answer to a never ending story. Limahl nasce in Inghilterra e fino a qui nel 1958. Quindi è un po' come Shakespeare. Ed è rimasto famoso soprattutto per Never Ending Story. Oh, scusami, stavo facendo un segno di sì con la testa e l'uomo di fuori mi ha rifatto sì. È stato un momento bello. Limahl, dicevo, rimasto soprattutto famoso per l'interpretazione di The Never End Story, canzone che stiamo ascoltando, 1984, e colonna sonora del film omonimo. Pensate, top 5 in 17 paesi, di cui 8 al numero 1. E tra l'altro il cantante, che arrivava anche da un'esperienza come dai Kajagoogoo. Cosa difficilissima da dire. Ma ecco. No, i Kajagoogoo sono stati una band importante. Ha intrapreso questa carriera da solista, a un certo punto ha fatto il botto con questa canzone e poi più nulla fino al 2001, pensate, quando ha deciso di cambiare lavoro, visto che la carriera solista non decollava. È diventato un attore di teatro e ha partecipato addirittura al musical What a Feeling. Pensa, di un altro. Ma tu ricordi una canzone dei Kajagoogoo? No, nemmeno una. To Shine. Era bellissima. Quelli erano i Kajagoogoo. I Kajagoogoo, che salutiamo. Ma l'impatto che ha avuto Limahl nella nostra società è stato veramente un impatto. Limahl o Limahl? Chiamiamolo Lima, che ti frega, tanto poi non è che si offende. E comunque ha avuto un impatto importantissimo, tant'è vero che anche numerose band hanno voluto tributare il giusto omaggio alla canzone Never Ending Story con delle cover molto belle. Ne sentiamo una bella. Questa che è? Una versione importante. La versione hard rock di Never End the Story. Sto per perdere le orecchie. Stefano Balbo è uno di quelli che poga nei centri sociali. È vero. Si è già esaltato. E per carità, questa versione punk rock è molto bella, però Limahl ha tuttora dei fan disseminati per il mondo, ne abbiamo scovato uno. Molti sono nerd, un thailandese addirittura, che ha voluto rendere omaggio al proprio idolo. Che brutto è! Con una versione bellissima di Never Ending Story. Andatevela a cercare, come si chiama il file, Claudio? Sì, aspetta che sta cantando. Look at what you see. Amarezza. Mamma mia. Si chiama The Never Ending Story cover. È Marco Ferradini che ricanta Never Ending Story. Ma te lo ricordi Ferradini? No. Madonna, bravo, è bravo, non gli puoi dire nulla. Che orrore! Ma non solo i fan di Limahl hanno capito l'importanza di questa canzone, Never Ending Story. Anche pensate un po', in Irlanda, un gruppo di musica originaria irlandese ha capito l'importanza della canzone e ne ha fatto una versione tutta particolare. Si chiamano Tom Brock, se non sbaglio. Tom Bro. Bello, irlandesi, io pensavo subito gli U2, invece no, pensa, invece è Tom Bro. Gli U2 che li fanno nella. Pensate gli Highlanders. Ma che è? I McCloud. È una versione un po' come. Con le cornamuse. Una versione di merda. Senti com'è. Suonata sul merda. Ma sicuro che sia Never Ending Story? Sì, adesso la sentirei appena comincia a cantare. Sì. Adesso c'è un pettano di elfi, guarda. Aspetta. Il pezzo bello è quando canta, però. I cieli d'Irlanda. Ma che è?
forget what you see. Ma che cos'è, Paolone? In your face. Beh, è bello intonato però, eh. Ma chi è? Mette paura questa cosa. Vabbè, ma potevano risparmiarsela sta cosa. È andata così. Allora, questo era il nostro tributo e omaggio a un grandissimo artista del passato, ma anche del presente, ovvero aggiungerei il nostro tributo dovuto a un personaggio così importante nella storia della musica e soprattutto ai personaggi così importanti nella storia dei fans. Vogliamo dire, è stato il Roger Waters della musica synth pop? È una stronzata, ma diciamola. Però possiamo anche dire che è stato colui che più si è avvicinato a Cristiano Malgioglio nel ciuffo biondo. La pianti di masticare oppure no? Non sto masticando nulla. Michi, io volevo lanciare anche tra l'altro ai nostri ascoltatori, siccome noi affronteremo di giorno in giorno con la nostra monografia vari artisti di tutti gli ambiti, per cui cantanti, attori, e se vogliono suggerirci dei personaggi dei quali fare la monografia, e ce lo possono dire sia via SMS ma anche via mail o come vogliono. Questa è una cosa intelligente detta da te, non me l'aspettavo. Guarda, ne dico un'altra stupida se vuoi. Va bene, così pariamo. Culo. Great Clock Radio. Radio Studio.